Cittadini in strada a Chieti questa mattina, c'è questa manifestazione, carenza idrica, siete davvero esasperati? Esasperati, sono anni praticamente che manifestiamo per avere giustizia e soprattutto avere l'acqua nei rubinetti e non nelle autobotti, che come la Presidente Brandelli ha detto, Chieti forse non ha tutti questi problemi perché le autobotti sono arrivate in poca, forse in pochi. Forse la Presidente deve sapere che quando uno ha bisogno d'acqua, magari scende anche dal vicino, va nella fontanella e se la riporta a casa, oppure va a fare la doccia a casa della mamma o della suocera, perché l'autobotte tampona, non risolve, così come non risolve nella pompa e nell'autoclave. Noi allo scalo non abbiamo l'acqua né di giorno né di notte, non riduzioni notturne, noi non abbiamo l'acqua, ai piani alti abbiamo dei piccoli serbatoi personali che non si riempiono assolutamente, per 4 giorni siamo stati a secco completamente, 4 giorni, al che io chiedo, abbiamo iniziato a manifestare perché quando mi sono resa conto che la situazione era così grave, ho chiesto al sindaco, sono venuti qui per sapere da ottobre ad oggi quali sono stati i piani di interventi effettivi per valutare, per verificare quali sono stati i lavori che l'ACA doveva fare, c'era stato detto che avrebbe fatto, perlomeno praticamente a marzo del 2022 alle telecamere di Striscia Notizia la Presidente Brandelli disse che sarebbero terminati tutti i lavori, ad oggi sappiamo che non è stato fatto assolutamente nulla, noi abbiamo incontrato anche l'ACA ad agosto del 2020 e ci hanno detto che il grosso del lavoro sarebbe terminato a dicembre del 2020, non si è visto niente. I cittadini chiedono delle risposte alla politica, in questo caso all'ACA e anche all'amministrazione comunale di Chieti. Il discorso è questo, che noi ci siamo visti come amministrazione con la dirigenza dell'ACA e con i suoi tecnici già dall'ottobre del 2020. Negli ultimi incontri la dirigenza dell'ACA ci ha detto che avevano messo in campo 3 milioni di euro per la rilevazione e l'ammodernamento e la riparazione delle strutture idriche ammalorate. Siamo ancora in attesa di sapere in quali punti queste riparazioni sono state fatte, quale sia la strategia futura. Ma abbiamo fatto anche di più, ovvero sia abbiamo innalzato l'asticella delle responsabilità in senso buono ovviamente e di compartecipazione, parlando di un tavolo tecnico a livello regionale con l'ERSI e la Regione per obbligare la Regione a mettere sul tavolo dei fondi certi, dei fondi economici certi ed un piano di ristrutturazione del sistema idrico integrato, perché è chiaro che vengano definite nelle loro varie gradualità tutte le competenze e responsabilità che ci sono.